Lo avevamo avuto in collegamento, ma in collegamento telefonico adesso finalmente l'abbiamo qua in carne e ossa. Abbiamo con noi Diego Remelli, che è il presidente dei giovani di Coldiretti. Buongiorno presidente. Benvenuto. Buongiorno, grazie dell'opportunità. Benvenuto. Noi ovviamente speriamo che sia la prima di altre volte, ovviamente. Dunque noi chiediamo sempre agli ascoltatori di partecipare alla trasmissione. Il numero per mandare gli sms e messaggi Telegram è il 348-3188-339. Poi ancora per chiamarci 0376 63 1709, poi ancora ricordiamo dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Temporadio, su YouTube Temporadio Live. Salutiamo anche chi ci ascolta in DAB eventualmente anche da altre province, quindi è invitato sempre a partecipare alla trasmissione. Poi Coldiretti Mantova fa parte di Coldiretti Lombardia, che poi Coldiretti è nazionale. Noi possiamo però presentare il vostro movimento Coldiretti Giovani di Coldiretti, come si chiama? Sì, allora il movimento è Giovani Impresa di Coldiretti, è una branca di Coldiretti che appunto riunisce i giovani imprenditori come me. Io sono un imprenditore di Volta Mantovana, ho un'azienda di 160 vacche da latte in mungitura ogni giorno e consegno il latte alla latteria San Pietro di Goito, dove ogni giorno il mio latte diventa grana padano DOP. Da giugno rappresento anche a livello provinciale tutti i giovani agricoltori, imprenditori agricoli come me, e questi siamo riuniti appunto in Coldiretti Giovani Impresa, che è un movimento sindacale, datoriale, che appunto ci riunisce, permette ai giovani imprenditori delle varie filiere che compongono la nostra provincia di riunirsi, ritrovarsi, conoscerci e poi ci forma anche per un futuro di dirigenza all'interno di tutte quelle strutture aziendali e sovraaziendali, come possono essere i consorzi, le cooperative, i comuni stessi, che compongono anche le filiere agricole della nostra provincia. Ecco, mi incuriosisce sempre quando si sente parlare di grana padano, no? Eccetera. Beh, sai, c'è un po' la rivalità tra parmigiano reggiano e grana padano. Io non voglio chiedere, ma c'è questa differenza enorme? Lo chiedo a un esperto, proprio da persona che non ne sa niente. Allora, francamente io sfiderei adesso. Non è corretto parlare di rivalità, perché comunque sono due DOP molto importanti, con regole differenti, ben differenziate, con mercati anche ben divisi, e quindi diciamo che non siamo rivali, siamo fratelli di due filiere molto simili e di un mercato che è quello dei formaggi duri DOP, che in Italia e soprattutto all'estero sta avendo dei risultati enormi. Poi le differenze ci sono ovviamente nel modo di produzione, al di là della zona di produzione che è diversa, però abbiamo anche tante cose che ci accomunano, come gli obiettivi, ovvero quello di aumentare l'export e l'estero nei prossimi anni, i controlli di qualità, ovvero garantire sempre un prodotto salutare e super controllato alla filiera, e quello di diventare anche filiere sempre più ecosostenibili, perché oggi i consumatori ci chiedono ovviamente un'attenzione in più, i prodotti sempre più ecocompatibili con l'ambiente che ci circonda, e le sfide di queste due DOP sono le medesime, e quindi non è giusto parlare di rivalità. No, infatti, questa è una bella precisazione di cui la ringrazio ovviamente. Ecco, lei ha citato appunto controllo qualità, eccetera. Il grosso problema è che entrambi sono imitatissimi nel mondo, per esempio. Questo è un problema che abbiamo su tutti i prodotti agroalimentari italiani, e che noi come Coldiretti ci impegniamo da quando siamo nati, e con maggior vigore anche negli ultimi anni, appunto a combattere quello che si chiama l'Italian Sounding, ovvero la replica di prodotti italiani all'estero. È una battaglia difficile, che però vale in termini di numeri dai 70 agli 80 miliardi di euro. E quindi insomma combattere i prodotti, i falsi prodotti esteri con Italian Sounding è molto importante, e va fatto un lavoro corale da parte delle associazioni come Coldiretti, di tutti i consorzi di tutela e di tutti i produttori, lungo tutta la filiera, anche chi trasforma, perché è veramente importante. Noi perdiamo tantissime opportunità, soprattutto in mercati importanti esteri, che facciamo fatica ad attaccare perché ci sono questi prodotti che ci rubano spazio.
Esatto, e magari fa credere anche che la cucina italiana sia una schifezza delle volte, perché so che c'è un programma da qualche parte, sono qualche rete in cui si scherza sulla pizza all'ananas, ma la pizza all'ananas in alcuni paesi l'hai trovata veramente delle volte, per cui cioè, diciamo che se siamo un candidati assaggio, dice no la cucina italiana fa se la cucina italiana e mediterranea è candidata a patrimonio dell'UNESCO con l'Italia Sounding, immaginiamo senza Italian infatti. Sounding che risultati possiamo avere infatti. Allora chiedo scusa se ho deviato un attimino, però appunto, quindi voi vi conoscete col Diretti Giovani Impresa, ecco il futuro appunto del consorzio, dirigenza dei consorzi, delle varie aziende, delle varie realtà eccetera, che futuro vedete fondamentalmente voi giovani appunto per quanto riguarda l'agricoltura italiana e che rapporto avete con l'agricoltura? Beh, allora, con l'agricoltura abbiamo un rapporto che è viscerale, perché noi dobbiamo contare che al di là di dei giovani tornati in agricoltura, la maggior parte dei giovani imprenditori mantovani erano già presenti in agricoltura, sono nati in aziende agricole già formate, già strutturate, e oggi hanno preso in mano queste aziende. Oggi contiamo più di 300 imprenditori agricoli under 40 che guidano le aziende all'interno del territorio mantovano. Quindi è un popolo veramente importante che sceglie questo settore perché ha fiducia, ma come dico sempre ha una fiducia pragmatica, nel senso che noi vediamo con fiducia il futuro perché siamo consci del fatto che il nostro settore sia un settore fondamentale. Sarà un settore sempre più importante, l'abbiamo visto col Covid, quando tutte le attività produttive si potevano fermare tranne alcune come l'agricoltura e la sanità, perché questa importanza di fondo soprattutto a livello sociale prima che a livello economico è quello che ci spinge a continuare a investire nel nostro settore con una fiducia, però che è una fiducia pragmatica, è una fiducia che tiene conto di quelli che sono le problematiche, sono tantissime oggi, sia a livello proprio istituzionale come la burocrazia, sia a livello ambientale, economico, come la valorizzazione delle filiere sempre più difficile. E oggi noi abbiamo bisogno di chiarezza da parte di chi ci guida a livello politico istituzionale, abbiamo bisogno di aiuti da parte dell'economia, quindi con sistemi che facilitano il fatto che noi possiamo investire in questo nostro settore che ci piace tanto, e abbiamo bisogno di una grande spinta anche a livello territoriale per valorizzare i nostri prodotti e per garantirci a noi e a chi sta intorno a noi, quindi ovvero tutte le comunità dei nostri territori, di proseguire con questo settore che sui territori ha un'influenza importantissima. Ecco, benissimo. Forse voi giovani ve la cavate anche un attimino meglio con la burocrazia, o pesa anche per voi? Perché forse voi che siete generazione digitale, quindi ve la sapete cavare, forse riuscite a sbrigarvela un po' più velocemente? Allora, no, purtroppo non è vero, perché diciamo che i problemi che hanno tutte le aziende agricole sono anche i problemi che hanno le giovani aziende agricole. È vero che la digitalizzazione sta dando una grandissima mano, soprattutto a livello burocratico, ma è anche vero che i sistemi burocratici diventano sempre più complessi. Esatto. Quindi oggi, se anni fa per ottenere una garanzia bancaria o un bando, o vincere un bando o dei contributi statali bastavano due carte, oggi ce ne servono 20. E produrre questa documentazione ed essere diciamo in regola, in linea con tutte le richieste da parte della burocrazia è più complicato. Ma capita anche a voi, quindi è una curiosità, è proprio mentre parlava, che magari tu compili tutto quanto un form eccetera eccetera e non te lo prende per semplicemente magari scopri dopo mezz'ora perché hai messo una maiuscola anziché una minuscola o viceversa. Capite anche voi generazione digitale? Queste cose purtroppo succedono perché effettivamente utilizzare oggi la burocrazia digitale non ti permette una certa elasticità che magari una volta si aveva. Per fortuna anche Coldiretti offre dei servizi, offre consulenza, offre supporto alle aziende agricole e quindi ti permette malgrado tutto di arrivare poi all'obiettivo e di raggiungere insomma quegli aiuti che servono alle filiere per continuare ad andare avanti. Certo. In un modo sostenibile, ecco. Certo. Allora, vedete che le scrivono da casa, fa bene
o dalla Cascina, non so, fa bene col Diretti a portare avanti la lotta all'Italian Sounding, questo è poco ma sicuro, per cui appunto però questo è un messaggio che è arrivato poco fa. Allora ci fermiamo un attimino con Diego Remelli, che è il presidente dei giovani di Col Diretti, o per dirla giusta, di Col Diretti Giovani Impresa Mantova. Ci troviamo tra un paio di minuti. Diego Remelli, che è il presidente, anzi diciamo giusto, Col Diretti, presidente di Col Diretti Giovani Impresa Mantova, seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Abbiamo visto tante cose appunto che ci hanno anche fatto molto piacere, tra l'altro tipo questo legame viscerale con l'agricoltura, perché in un periodo in cui i giovani italiani scappano all'estero, l'agricoltura invece non si può portare il campo all'estero, penso, o sbaglio? Esatto, noi siamo uno dei pochi settori che non possiamo delocalizzare, quindi gli investimenti che facciamo li dobbiamo fare sul nostro territorio, e dobbiamo farli anche in un'ottica di averne cura e di restare su quel territorio non per decenni ma per secoli. Tra l'altro noi abbiamo coniato in un recente incontro di Col Diretti Nazionale Giovani Impresa l'espressione giovani tornati in agricoltura. Mm-hmm. Perché comunque abbiamo tanti giovani che, oltre a prendere in mano le aziende dei propri padri e nonni, hanno aperto delle start-up o delle piccole società agricole nuove, e la maggior parte di questi ragazzi sono laureati. E quindi c'è anche un ritorno di qualità all'interno del nostro settore che ci permette di avere delle personalità, dei personaggi veramente preparati, degli imprenditori attenti. Sì. Anche proprio all'ambito scientifico economico del nostro settore. Quindi siete anche più aperti nei confronti magari delle innovazioni tipo la rattura meno profonda, cose di questo tipo qua anche, quindi... Ma è un esempio a caso, cioè non tenga conto che io non ne so niente, quindi è la prima cosa che mi è venuta in mente. No, ma per dare solo un esempio, dobbiamo considerare che Mantova a livello zootecnico è la provincia più robotizzata d'Italia e quindi probabilmente la più robotizzata d'Europa. E questa robotizzazione, ovvero sia sulla mungitura che l'alimentazione degli animali, che aumenta in modo esponenziale sia il benessere degli animali ma soprattutto delle persone che lavorano all'interno delle aziende, è stata portata avanti appunto da giovani imprenditori che hanno deciso di fare investimenti importantissimi, perché si parla di milioni e milioni di euro, con un'ottica non di 5-6 anni ma di 20-30 anni, e hanno scelto appunto la tecnologia, hanno scelto l'innovazione, perché oggi noi siamo costretti a puntare su tecnologia e innovazione per dare una continuità al nostro settore, che sia una continuità anche ecosostenibile, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello sociale. Rischio, lei è troppo forte, ha una fan probabilmente, o un fan, ma penso una fan. Allora, voi vi riunite periodicamente sul territorio, parlate anche di cambiamenti climatici. Secondo voi ci sono questi cambiamenti climatici, questi eventi? Cioè, non so se altri avessero visto chicchi di grandine grosse come palle da tennis. O arance, insomma, scelga lei, comunque erano grosse così, Noi come Col Diretti Giovani Impresa Mantova facciamo spesso riunioni su tutto il territorio mantovano. E quindi abbiamo veramente tanti giovani in tutti i comuni del Mantovano che si riuniscono, si interessano e discutono ovviamente dei problemi che hanno tutti i giorni e delle questioni da affrontare a livello agricolo. Ovviamente il cambiamento climatico per noi è la questione principe, perché noi col clima, con l'ambiente e col terreno ci lavoriamo tutti i giorni e siamo i primi a essere influenzati da quello che sta succedendo a livello climatico. Consideriamo solo quest'anno i problemi avuti con la grandine, che ha colpito la nostra provincia creando danni per 130 milioni di euro solo al comparto agricolo. Consideriamo l'anno scorso con la siccità record che abbiamo avuto, adesso non andiamo più indietro perché sennò staremo qui veramente a fare la lista, ogni anno c'è qualcosa che incide negativamente o crea problematica al nostro settore. Quest'anno alluvioni, cioè esatto, sì. E noi siamo tutti i giorni, soprattutto noi giovani, che appunto come dicevo prima dobbiamo fare investimenti per il futuro, a combattere e a ragionare su un ambiente che sta cambiando e ci sta creando veramente grossi problemi a mantenere delle filiere produttive. Giustamente, questo che tra l'altro non,
non permette anche previsioni, perché l'anno scorso pareva siccità, non ha, quindi prepariamoci, i vini diventano vini siciliani praticamente, così, così. Poi dopo quest'anno alluvioni, appunto, aveva iniziato a piovere in realtà, per cui anche come novembre è abbastanza freddo, questo sbaglio? Contrariamente agli ultimi anni, sì, questo novembre è più freddo, ha piovuto di più. Però effettivamente adesso che dobbiamo seminare il frumento per la prossima primavera, si fa fatica a fare una previsione puntuale o quantomeno sicura di cosa fare, di cosa mettere in campo o di come sarà l'annata prossima, perché comunque anche chi ha un allevamento programma anni prima le strategie di approvvigionamento dei foraggi e dei mangimi, e quindi questi cambiamenti climatici così ravvicinati, che sono il sintomo di un clima che sta cambiando, ed sta cambiando per colpa nostra, perché questo è, insomma, è inconfutabile, ci danno veramente tanto di cui pensare e una difficoltà a fare il nostro lavoro che è molto, molto alta. Certo, a questo possiamo aggiungere anche il fatto che c'è stato un aumento dei costi delle materie prime anche, che ha colpito anche l'agricoltura. Innanzitutto l'agricoltura. Sì, purtroppo l'agricoltura, essendo comunque un asset strategico per tutti i paesi del mondo, ovviamente risente di quelle che sono le variazioni geopolitiche, quindi la guerra, prima russo-ucraina, adesso con Israele, la crisi del gas, tutte queste cose incidono non solo sull'approvvigionamento delle materie prime per l'industria o i cittadini o i trasporti, ma soprattutto per quelle agricole, che sono la base di tutte le economie, e qui ovviamente ci servono politiche a tutti i livelli, da provinciale a nazionale, per proteggerci, per non voglio dire diventare autonomi, perché è un'utopia, ma riuscire ad avere una certa autonomia che ci permette, quando succedono queste variazioni così repentine e veloci, di essere, insomma, sicuro, protetti da discorsi geopolitici che nulla c'entrano con la bontà delle nostre filiere, del nostro lavoro. Esatto, assolutamente. Cioè, tanto per intenderci, i trattori a parole non vanno? I trattori purtroppo no, per adesso no. Non vanno a parole. Un giorno, se andranno a parole, sarà molto più facile. Purtroppo adesso serve il gasolio. Ancora serve il gasolio, giustamente. Poi vedremo, un giorno magari faranno elettrici, un po' pesanti saranno, forse sprofondano un attimino. Esatto, ma esistono già qualche modello, qualche prototipo di trattore elettrico, però poi resta sempre il problema che l'elettricità viene prodotta a livello nazionale attraverso soprattutto i combustibili fossili. Non a parole, neanche quello. Neanche quello a parole. Niente, non c'è niente da fare. Vabbè, allora Remelli le scrivono: avanti tutta, perché vogliamo un aumento del latte, perché ci pagano poco. Ecco, sì, anche lì magari l'ascoltatore che non fa parte del mondo agricolo dice: no, aspetta, io pago tutto il latte. Sì, ma la parte che va all'agricoltore è veramente esigua. Esatto, purtroppo il prezzo del latte riconosciuto alla stalla in questi anni è rimasto pressoché identico, mentre i prezzi ai consumatori sullo scaffale del supermercato sono aumentati, e questo vi dà il senso anche di quanto lavoro ci sia da fare all'interno delle filiere, perché a ogni livello della filiera venga riconosciuto il giusto prezzo, la giusta remunerazione. Noi come Coldiretti sono praticamente 50 anni che ci battiamo sul prezzo del latte, ma come su tutti gli altri prezzi delle filiere agricole. Mettiamo in campo tutte le politiche possibili, dalla legge sull'etichettatura ai contratti di filiera. Adesso Coldiretti sta portando avanti anche azioni legali contro quegli industriali, quelle catene che non valorizzano in modo adeguato e per legge il lavoro degli agricoltori. Perché se noi non garantiamo un giusto reddito, e questa è la missione di Coldiretti, agli agricoltori, perdiamo una forza sul territorio che prima di essere forza economica è proprio una forza sociale. Guardi, lo stiamo vedendo, lei ha parlato delle due attività che non si sono fermate, no? Che sono state agricoltura e sanità durante un determinato periodo. Lo vediamo con i medici e gli infermieri, all'estero li pagano il triplo e quelli vanno all'estero, già sono pochi. Ma c'hanno ragione. Loro non hanno il campo da loro possono delocalizzare. Esatto.
Allora, Remelli, di che facciamo fatica ad andare avanti, perché con l'aumento delle materie prime si fa fatica effettivamente, cioè appunto dicevamo proprio questo discorso, insomma. Chiedo scusa a due ascoltatori se non leggerò il messaggio, ma è arrivato, sono arrivati due criptati, quindi non posso leggerli. Che obiettivi vi ponete a medio termine come associazione? Allora, chiedono proprio un ascoltatore. Allora, a livello nazionale, Coldiretti ha delle battaglie molto importanti, come quella sul cibo sintetico, che possono sembrare battaglie magari lontane oggi dall'interesse dei cittadini o del settore agricolo, ma in realtà sono importantissime, perché parlavo prima di mantenere una certa autonomia del settore primario, e certi modelli che stanno venendo avanti di produzione agricola purtroppo non sono né sostenibili e non sono nemmeno sostenibili a livello proprio socio-economico, perché ci limitano nella libertà di poter produrre, poter avere delle filiere diciamo libere, non oligarchiche ma democratiche. E quindi questa è una battaglia molto importante che stiamo portando avanti anche per la salute di tutti quei consumatori, perché noi comunque ci facciamo il mazzo tanto per fare prodotti sempre sostenibili anche dal punto di vista salutare, e oggi ci troviamo a confrontarci con prodotti che hanno delle dinamiche di approvazione simili a quelle dei medicinali. E sì, quindi questo è un comportamento sleale che in un mercato come il nostro rischia veramente di penalizzare prima i consumatori che noi. Certo, si rischia poi anche di mettere quello che avremo nel piatto in mano delle multinazionali, due o tre, per cui il rischio è proprio questo, perché se noi perdiamo sovranità su un comparto importante come quello del cibo, noi non siamo più liberi di gestire non solo la nostra economia ma anche la nostra società. Certo, certo. E quindi questa è la battaglia principe di Coldiretti a livello nazionale. Poi a livello provinciale, Coldiretti provinciale e regionale continua a migliorare tutti quei aspetti della vita comunitaria, tipo partecipando ai consorzi, ai comuni, e portare quella visione di un'economia sostenibile, ma però di sviluppo. Certo. Dare le scrivono a Remelli complimenti, perché il futuro è più roseo con persone come lei che si impegna. C'è un altro, grazie a voi giovani, la categoria avrà successo, ce lo auguriamo veramente speriamo. Tutti. Scusi Presidente, sono una consumatrice di prodotti agricoli, però in due anni avete raddoppiato il costo dei prodotti, anche lì siete stati voi o è la filiera che... Purtroppo come in tutti i comparti economici, l'aumento dei costi produttivi ha portato anche a un aumento dei costi al consumatore. Questo purtroppo, noi facciamo parte di un sistema economico che è più grande di noi, in cui le regole purtroppo le dobbiamo rispettare anche noi, e quindi quando a un'azienda agricola vengono dati dei costi in più, ovviamente quei costi poi vanno scaricati verso il consumatore. Vede, ecco, un ascoltatore aveva fatto la mia stessa domanda, dice: scusi Presidente, ma i prodotti siete voi che li aumentate o la filiera dei passaggi tra venditori? E le chiedo, però questo ha già risposto, per cui possiamo aggiungere: ma la filiera non si può accorciare in certi casi? Cioè, ci sono delle filiere che sono addirittura ridicole. Facciamo spesso l'esempio delle acque minerali, che ci sono le acque minerali di Brescia-Bergamo che vengono portate in Basilicata. La Basilicata è piena di fonti di prestigio che portano nella provincia di Brescia-Bergamo, che hanno le fonti di prestigio anche loro, le acque minerali. Quindi camion che vanno a sud con la piena di acque minerali, camion che vanno a nord pieni di acque minerali. Non si potrebbe, ognuno si beve la sua, cioè, per esempio questo è un ottimo esempio. Consideriamo che Coldiretti negli ultimi 15 anni ha fatto proprio un lavoro non solo di categoria ma di filiera, quindi ha avuto l'accortezza e l'intelligenza di parlare soprattutto con chi stava a monte e a valle della filiera rispetto agli agricoltori, e di creare un sistema condiviso. Quindi oggi gli agricoltori hanno possibilità di studiare, implementare e soprattutto investire in filiere che sono più corte, con una governance più trasparente e seria, però c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Quello che posso dire io agli ascoltatori è che dobbiamo considerare però una cosa, che l'ambientalismo si realizza soprattutto con le scelte di consumo. E quindi se siete voi consumatori a premiare quelle che sono le filiere corte garantite
del territorio, per noi produttori sarà molto più facile investire e scaricare a terra quelle che sono le vostre indicazioni di consumo. Allora, siamo in chiusura. Noi cominciamo con ringraziare la SAP Presidente. Forse una cosa che ci è stata segnalata tante volte dagli ascoltatori quando c'è un esponente col diretti. L'etichettatura, voi vi siete battuti, avete ottenuto molto sulla tracciabilità, eccetera. Il problema sarebbe non fermarsi al imballato, impacchettato, imbottigliato qua. Sì, ma dove è stato prodotto? Questo è assolutamente vero, una critica seria. Purtroppo la battaglia sull'etichettatura, come sempre, come tutte le battaglie politiche, poi hanno un compromesso, e questo fu il compromesso in quei anni per iniziare una procedura di etichettatura che già oggi ha avuto dei risultati importanti a livello di filiera agricola e di tutela del consumatore. C'è ancora tanto lavoro da fare, questo sicuro. Allora, grazie moltissimo a Diego Remelli, che è presidente di Coldiretti, Giovani Impresa Mantova. Grazie. Grazie a voi. Ora esatta.